Gli amici di Rodolfo, clochard come lui, raggiungono l'ospedale di Torino per partecipare al suo funerale. È la sceneggiatura del docufilm Al di qua, girato 2 anni fa. Oggi quelle stesse persone hanno ripetuto il copione, ma questa volta non per il grande schermo. Era una persona sempre socievole, generosa, e lo voglio bene pure che se ne andò al cielo. E cos'è quello spazio vuoto lì vicino al banco? Ecco la casa, se così si può dire, di Rodolfo, lo sportello ATM dell'ospedale. Rodolfo era il protagonista della pellicola, nella quale moriva di stenti. Esattamente ciò che è accaduto nella realtà e quello che ha avuto luogo oggi era il suo vero funerale. Era una persona che si rideva, si scherzava, superando la nostra umiliazione, diciamo, via, che è un'umiliazione, comunque. So che poi era andato al dormitorio, io so che era 19 anni che era fuori casa, dunque che dormiva qui in ospedale. Proprio così, ironia della sorte, è morto pochi minuti dopo aver finalmente trovato un tetto. Corrado Franco è il regista del film. È volato da Los Angeles, dove si trovava, a Torino, per il suo addio a Rodolfo. Ho i loro sguardi dentro di me e allora ho fatto questo per loro, ho lavorato fino a ammazzarmi di lavoro, perché siamo noi, perché tutti noi possiamo fare questa fine oggi, e questo non deve succedere. Avrei voluto trovare una casa e non ce l'ho fatta. Se trovavo una casa a Rodolfo, forse Rodolfo non sarebbe morto. Credo nell'aldilà. La morte è una cosa che è normale. Dopo passata l'età, uno, non lo so, si sente stanco, boh.